Con la cerimonia del taglio della lamiera negli impianti di Fincantieri di Monfalcone sono partiti i lavori di costruzione di MSC Seaside, la prima delle due navi di nuova concezione commissionata da MSC Crisis a Finmeccanica. Con una stazza di 154.000 tonnellate per accogliere fino a 4.140 passeggeri, la Seaside vanta la possibilità di attraccare in tutti i porti principali del mondo, ma ha già una destinazione precisa, Miami. Giovanni Onorato, CEO di MSC. Seaside è un'opportunità, considerato il piano strategico dell'azienda, di poter finalmente, diciamo, attaccare un mercato maturo, un mercato grande, dove fino ad oggi la nostra è stata una presenza molto relativa. Crediamo che al di là, insieme alle compagnie che sono già presenti in Nord America, noi possiamo anche dare un prodotto un po' diverso e quindi costituire anche una curiosità, una novità per il mercato nordamericano. A caratterizzare la nave uno sviluppo architettonico che valorizza la vita open air, avvicinandola al mare. Per esempio, è stata progettata una promenade molto bassa che costeggia le fiancate, ma cifra distintiva della nuova unità anche uno spinto utilizzo di tecnologia, sia per la vita di bordo, sia per la gestione della nave. Questa nave ha tecnologia che tendono a ridurre i consumi, a preservare l'ambiente, quindi ad avere tutto un sistema di trattamenti, diciamo, di tutti quelli che sono i prodotti, diciamo, di scorie che vengono prodotti, diciamo, dall'acqua che è utilizzata dai nostri ospiti, al carburante, ad altri, che posto, in maniera che tutto possa essere riciclato e anche, diciamo, magari depositato, diciamo, in una forma più pulita. Poi tanta tecnologia anche per permettere agli ospiti di muoversi meglio sulla nave, e perché no, anche quella anche in termini di sicurezza, ad esempio di identificare il posizionamento anche dei bambini, dove sono in qualsiasi momento, attraverso questi nuovi device di geolocation, e non di meno avere la possibilità, magari attraverso il cellulare, il proprio smartphone, di poter fare tutto quello che di solito non si fa. Cioè, quindi dall'aprire la porta della propria cabina, quella di pagare il conto, a quella di essere il documento di accesso e di uscita dalla La nave. costruzione della Seaside, che sarà consegnata a novembre del 2018, rientra nel recente piano industriale di MSC, che prevede tre nuove commesse e un programma di investimenti globale per 5,1 miliardi di euro per la realizzazione di quattro nuove unità, più tre in opzione. A Fincantieri, oltre alla realizzazione delle due nuove unità gemelle sul prototipo Seaside, del costo di 700 milioni ciascuna, è stata affidata anche la realizzazione del programma Rinascimento, operazione a 200 milioni di euro, con la quale vengono fisicamente allungate quattro navi della flotta MSC, con l'aggiunta di nuovi spazi e tecnologie.